Batorisa, eu. Un attimo, un attimo, sì, no, non so Bartori, ma dei Bartori scattente, sì, a me mi fa una pippa, fratelli. Subito, subito, va. Mi fa una bella pippa, mio fratello. A domani. Ecco, ma mo ma fai un attimo. Sì. Asco, ecco, asco, sta... ecco, a me sì, ecco, oh, ma avevano tutto detto, ma avevano detto che, ma avevano detto che eri brutto, ma dal vivo dico, ha vinto la Coppa dei Campioni, io. Ma mi sa parlare a te, Brasi. Sei ancora più brutto dal vivo, fratelli. Vabbè, vabbè. E a me mi hanno detto che il culo tuo chiama nel nido. Come volevo mettere. È chiacchierato. È chiacchierato. Il culo tuo ha chiamato col fischio, al volo proprio, capito? È chiacchierato, è chiacchierato. Sì, sì, dimmi. Ascolta, ascolta. Ma tu sei io perché non ti conosco. Il tuo nome è... Oh! Tu hai detto una bella cosa. Adesso io ti faccio un'entrata. Io sono il re di Roma. Tu sei... Abbiamo finito, Brasile. Parti scherzi, tu sei? Come il re di Roma. Ma come si chiama re di Roma? 1727 Wall Street. Il re di Roma come si chiama? Cioè ce l'ha un nome, re di Roma. 1727 Wall Street. Nome di battesimo Algero Corretini, nato il 27-12-96 a Roma. Vabbè, ma mi dici una cosa. Ascolta. Però famo così, famo botto e risposta, perché se parli solo te, che mi ha invitato a fare, fratello? No, è certo. Allora, ascolta, questo è il tuo momento, Basi, questo è tu per dire quello che vuoi. È il mio momento. Oh, io quando stavo per strada, te ne manco eri nato, fratelli. Io quando stavo per strada a fare i reati, i danni, tu manco eri nato, mi sa. Proprio quando sono rinato ti ho recuperato i reati. Non lo so, fratello, ci vanno quattro vite a te, mi sa, fratello. Ma quattro vite non lo so, però dai. Ma tu i reati li fai su Instagram o per strada? Andava. Ma tu sei il terrorista di Instagram, Brasile, c'hanno tutti dice, paura ma, di te, Brasile, Brasile, per me è un gioco. Per me Instagram è gioco e lavoro. Ma tu ti pensi che se io volevo parlare con te se davamo appuntamento ai 10 su Instagram? A fratelli. Ma che è? A fratelli, ma se... Ascolta, questo è il nuovo format. No, però se io te questo io è il format dovevo, coronavirus poi. Se dai, io mi dovevo vedere, allora, se sì, io mi dovevo vedere con te, se davamo appuntamento alle 10 su Instagram. Un'altra novità. È un'altra volta questa. Ok. Per me è bella però. Sì, è fantastico. Se davamo appuntamento io ti dicamo su Instagram. bravo. Dai, a parte gli scherzi, dimmi perché mi nomini sempre. Vabbè che forse mi sa che sei pure mezzo gay, però perché mi nomini sempre? Allora, sta cosa, io sono molto etero, ti dico la verità. Ma per me sei pure molto mezzo etero. Passivo, fratelli. Perché no, in mano mia solo passivo puoi essere, fratello. In mano mia solo passivo. La passione. Vabbè, perché tu sei la passione, sempre? Brasile. Perché tu sei la mia passione. Tu sei la mia passione. Perché mi nomini sempre, fratelli? Perché io credo di amarti, ti dico la verità. Credo di amarti, il brasiliano. Credo di amarti. Poi ho visto che tu c'hai un 17 tatuato qua. E io ti chiedo come gesto d'amore se ci aggiungi un 27 dietro. Per chi me. È? Ah, tu. Sono cioè, io. Come? No, poi ce lo metto. E io mi faccio per te un tatuaggio qua, sotto al capezzolo. Amo io brasiliano ti amo. Amo brasiliano. Sì. Vabbè, allora, famo così, siccome Instagram ormai è diventato un gioco, no? Allora, però, perché durante il gioco tu mi nomini e mi rompi il cazzo sempre a me? Perché? Allora, qua è perché ci stanno tanti motivi, Brasile, perché tu sei un po' il pilastro, no? Diciamo... Ma come tu sei re di Roma? Però uno per piazza il trono lo deve levare qualcuno. Devi andare a Maria De Filippi per piazza il trono, fratelli. Ma noi ci arriviamo pure. Devi andare a Maria, devi andare. A Maria, che qui sei via il trono, qui sei via altro da sta parte. E il trono sei via altro. Mi sa che dai pure altro. Dimmi perché me nomini sempre, vai. Io non lo so, perché è una cosa che mi viene dal cuore. C'è presente quando c'è la sensazione di andare a cagà? Ti hanno a cagà e basta, no? Certo. E io entro in diretta e dico che
È il Brasile, è il Brasile, eccolo, è lui. Vabbè, allora, se, lui. Visto ormai i follower... Aspetta, sì, vabbè, ma non parliamo di follower, non è per il per cazzo, no. Il fatto principale è che a me mi hanno detto che te c'hai i soldi del Monopoli, questi qua. Magari, manco quelli io c'ho, fratelli. Però mi hanno detto che c'è questa. Che è? Conta per me, con scritta il nome mio, però. Ma hai detto che era scritta il nome mio. T'hanno detto bene, allora, fratello. E il papetto pure, capito? Qua ma storia, io parlo di me stesso. Parliamo di chi c'è presente. Ma infatti l'hai detto. Sì, vabbè, ok, lasciamo il papetto da parte. Poi magari un giorno parliamo pure con lui. Certo. Se tira fuori le palle, sono contento che il brasiliano ha dimostrato veramente che sotto ma ce l'hai connotato. Ma guarda qui, che l'unico che sta a dimostrare le palle qui sei te, fratelli. Perché io non so se sei matto che c'hai la 104... O sei in Kamikaze, perché mi sa che quando finisce la pandemia, scusa, o sei matto che più la pensione, perché qui... No, ma poi ne fanno un'altra pure per me, dicono questo sta in giro, chiudetevi tutti dentro. Ma oh, qui l'unico matto mi sa che sei te, fratelli, so io. Qui le palle che la ce l'ho io. Io ce l'ho belle grosse, ho messo pure su Pornhub a Brasile, ti dico la verità. Bene, fatto bene. E dovevo far vedere se uno uccide cocco che mi ha dato madre natura. Certo, se no non stavamo qua a parlare, dai. Certo, sì. E invece vabbè, ecco che mi devi dire? Che te devo dire? È questo quello che te devo dire, no? Ma però, che te voglio bene? La gente quando mi riporta, non mi riporta che mi va bene, mi riporta che pi per culo, fammi, dimmi, tanto ti ripeto, Instagram è un gioco, è lì da fuori, quando guarda la finestra, è fuori che c'è la realtà, tanto la realtà molto a me molto la realtà presto. Spaventa, beh sì, a me la realtà spaventa. Fratelli, dammi retta a me. Ma quello che mi mette più paura della realtà è il fatto che un giorno potrei aprire la porta. No, io un giorno ti potrei far vedere. Brasile, l'assassino. Brasile terrorista. Un giorno ti potrei far vedere cose che tu hai visto solo in televisione, fratelli. È quello che mi preoccupa a me, capito? Io ti posso far vedere. A Brasile, ma che vedere? Ce l'ho qualche idea. Io qualche idea ce l'ho. Ma allora, che io non vedete tanto con Netflix, a voglia te idee. Mi sa che è giusto su Netflix. E le cose che ho fatto io e che posso fare io. Mi sa tu giusto su Netflix. Come si chiama Netflix? Come cazzo si chiama? Giusto su Netflix. Tu giusto su Netflix hai visto, fratelli, dammi retta a me. È quello. Però sì, qua tocca risolvere il problema. Vai, perché qua è nato un grosso problema. Vai. Perché tu dici tanto. Però alla fine le parole volano via col vento, capito? Ah, io e te ci dobbiamo incontrare. Quando ti pare, fratelli? Quando ti pare? Ti dico che io e te ci dobbiamo incontrare. Ma quando ti pare, fratello? Allora, ascolta, il problema è che mo qui siamo grandi e vaccinati. Io non ti posso dire in diretta, ora ti vengo sotto casa, anche perché sotto casa mi trova a SWAT, no? Allora, però... Mi trovi a me col bastone al massimo. No, fratello, ma il bastone mi sa che tu un filo al culo, io fratello, il bastone. Ando un filo al culo, vabbè sì, c'ho pure una bella mazza grossa, te lo dico, preparati. Con me solo si stai armato mi sa che te la può cavare, fratello. Ma io sono armato di questo. Ma fratello, con quelli mi sa che... E per te c'è sta questo. Va bene. Devi arrivare soltanto armato. Ma io te lo dico, te dico la verità. Se io e te si incontriamo, fanno una serie su Nesquik, no su Netflix. Su Nesquik, capito? Diventiamo... Con te ci fa more Nesquik, capito? Sì, come no? A fine faccio... tutto, poi ci fa more Nesquik con te. Tu dico, se beve la colazione, dentro al latte, cioccolato e cereali. Tu fa far brasiliano il Nesquik dopo. Il Nesquik del brasiliano sarà il migliore. Invece del coniglietto ci mette la faccia del Brasile. Così. Bravo. Capito? Sponsor Nesquik. Sì. Gioca, vabbè. Ma io sono felice, lo sai perché sono felice? Perché ti atteggi, ma sul cazzo mio non c'è scurezza. Non c'è scurezza. Bravo. Sei pure un ottimo intrattenitore. Io pensavo che quando ti giravi c'avevi il naso rosso, invece ti sei girato non c'avevi il naso rosso. No, io c'ho il cazzo rosso. Quello è buono solo per culo tuo, fratelli, il cazzo tuo è buono per culo tuo. Un'altra cosa, se posso dirtelo, se sì, no... ho capito, però questa penna mi pare un po' la maestra quando mi stava da... No, perché mi sto innervosendo e non posso fare nulla, capito? Però non ti innervosire, io sono più nervoso di te, però non si vede. Un pochino, mi sto innervosendo. Aspetta, c'è la faccia da matto. Io ce la faccio da matto?
No, fratello, la faccia da matto mi sa che non mi ha mai vista. Mi viene verso le 4 e mezza, 5 di mattina la faccia da matto. Vabbè, dopo quel tempo già avevo, non ti preoccupare. Già avevo il tempo per vedere la faccia da matto. Fratello, mi sa che è meglio che non la vede nessuno la faccia da matto, dammi retta a me. Pure la faccia mia da matto non scherza. Va bene, va bene. Siamo per esempio poi... un'ella in cella, tipo... Io sono uscito dalla WWE, io sono poi un wrestler. Avremmo modo di vederci e di vedere a chi esce di più a faccia da matto, poi, non ti preoccupare. Io pensavo a chi usciva di più il sangue, ti dica la verità. No, ho capito. Pensavo a chi usciva di più il sangue, ti dica la verità. Perché mi piacerebbe litigare con te. Guarda, se me lo dici, vengo con l'NCC, vengo pure domani mattina se vuoi, ti dica la verità. Ce l'ho pure tu contatti con l'NCC, ti faccio proprio la scorta. Con l'NCC perché almeno non mi fermano, vengo diretto proprio, capito? Che certo, firma la deliberatoria là. Io firmo niente, frate. Qui mi sa che è l'unico che firma, mi sa che sì, io firmo niente. Sì, poi voglio vedere, però se te fermano che fai? Manco ci arrivi qua, poi trovata la scusa, dici non ho raggiunto perché mi hanno buttato firmo, via. Non firmo liberatorio io, fratelli. E i fogli firmano l'altro, io non firmo niente, fratelli, ci stanno liberatori che firmo. Vabbè, allora il fatto si complica, qua è diventato un fattore personale. Io penso che tra uomini dopo un po' comunque sia. Ma a me stiamo a parlare troppo pure già. Abbiamo testosterone, capito? Io me ne faccio pure parecchio io di testosterone, capito? Perché voglio dire apposta dici che sono babbuino, ma il babbuino è la Davide con te. Babbuino quando mette in moto butu, e se ferma mai è babbuino. Ma capito? io sono elastico, a me io sono 70 kg, 1,75 m, a me mi ferma nessuno. Sono portachiavi mio, ma tu perché mi fai? Da portachiavi mi fai? No, vabbè, te giro intorno, te costruisco piano piano fino a quando frate, mi sa che qua, mi sa che c'hai tempo di girare intorno, fratelli. Fino a quando te casca nelle mutande. Mi sa che te metti a dormire subito, fratello. Te metti a dormire, te metti a fare in nel Brasile. Se faccio russa proprio. No, te faccio proprio russare, fratello. Ti faccio russare proprio. Te mi fai russare, me lussi. No, te russo. Ah, dormi. Russo. Con tipo il palucino te faccio uscire. Bravo, fratello. Te metti a russare. Capito come? Il Brasile se te ne da una, ma c'hai l'orecchino qua, fratelli. Sì, qua non mi colpi qua. No, è quello lei lo sapete, ma non entra il cervello. Dopo facile che fa contatto, diventi intelligente dopo col cervello, fratello. Quello levitelo. Quando ti dico, fratelli, sto bene, mi raccomando, l'orecchino levitelo, che sennò te lo faccio mangiare. E quello devi. Ma come se leva quello? Poi te lo levo io, non ti preoccupare. Ma levamo che pizze. Ma quale pizza? Fate, tu sei antico, ci stanno altri metodi. Le pizze sono antiche, fratelli. E pizze se no? No, le pizze no. A cinquina mo voleva. A cinquina, pure a cinquina. Pure a cinquina, gli sta simpatico pure a cinquina. A tutti simpatico, gli te stai a fa. Ma io te, guarda, secondo me sei pure un bravo ragazzetto, no? Però te stai a fare, tu secondo io me... Io un bravo ragazzetto, sta faccia da fiore una mignotta. Non hai capito, sei bravo, sotto dice il brasiliano, tu fondamentalmente sei pure un bravo ragazzetto, però il problema è che hai capato male. E fratelli. Questo è stato l'alibi perfetto, ogni volta mi hanno fermato i guardi, io facevo il bravo ragazzetto. Hai capato male, mezzo armazzo, hai capato male. Mezzo armazzo ho trovato il cazzo mio che te metto dentro al culo, però. Te dica ma guarda, te dica, il culo mio c'è sta il cielo. E il culo mio c'è sta il cielo fa sopra, fratelli. C'è sta la carta, quella che schioppetta, quella d'amballaggio, capito? Perciò non c'entra niente. Certo. Quando cammini così, cammini, Certo. Vabbè, io direi, a parte la bella chiacchierata che ci stiamo facendo, veramente io troverei un punto di incontro a parlare, un punto proprio di incontro proprio che ci dobbiamo proprio vedere proprio, capito? Secondo me lo stadio olimpico. Perché fa, fratello? Vabbè, tanto più o meno c'è sta... Sì, se mette l'arena, il Colosseo, è perfetto. Liberiamo pure qualche leone per aumentare la difficoltà, che è troppo facile contro te. Mi fai ridere, fratello, guarda, con il cuore in mano te lo sto dicendo, credi, ma è meglio che mi fai ridere, fratello. Credimi, fratello. Ma io voglio far piangere invece, che fa? No, fratello, te sto dicendo, è meglio, se mi fa piangere è un problema dopo. Ma non penso che tu mi faccia piangere. Vabbè, meglio ride che piangere, non ti preoccupa. No, poi ci pensavo, ma sistema pure il Brasile. Ci sistema, lo pensavo, ci fa una porchetta col Brasile. La porchetta del Brasile, no, da riccia. La porchetta con me, voglia fa porchetta, fratelli. La voglia fa porchetta con me.
Va bene, va bene. Io, va bene, va bene. Ecco, il leone del Brasile è uscito. Piano piano sta uscendo. Ora cominciamo a sentire ruggito e poi scappiamo tutti. Storie per finta, mo. Già stai a un passo Allora, di famo una uscire. cosa, Brasile, famo una cosa. Guarda, Vai. mo ci stanno 17.000 persone in diretta. Famo una cosa. Per mettere proprio una pietra sopra. Io ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa di non essere venuto ancora a romper culo a Brasile. E questo è il punto. Ti dico la verità, dal profondo del cuore e dell'anima mi è uscito questo. Come la mettiamo? Allora, senti, mamma, io sono cresciuto che ti guardavo e te dovevo dire che eri un civile, una guardia, uno normale, no? Allora, io guardandoti dentro l'occhio, io veramente vedo un ragazzo che si sta arrabattando, ma non con me, si sta arrabattando perché Ma con io devo quella. andare a cartocciare, hai capito? Ma Brasile, no, questo ma è il tu, punto. fratelli, tu non c'hai le potenzialità per accartocciarmi. Ma chi l'ha detto? Ma a Roma ce l'hanno in pochi le potenzialità per Ah, io sono accartocciarmi. cresciuto dicendo che più sono grossi e più fanno il botto quando Fratelli, cadono. fratelli, io a parte io ti metto a dormire proprio, io ti metto proprio a dormire col palloncino tipo Taisho, no? Hai sti Penso cartoni io il animati. sonno non me lo faccio da un po', quindi se mi metti a dormire per me è pure Dai, meglio. e poi quello che ti voglio Però dire, poi devi. fammi andare a San Camillo, niente Pedrini, niente No, Fichio. no, con Io te ci sono stanno. nato e cresciuto e Tu mi devi ricoverato a San credere, ci ho Camillo. ripensato, a te niente San Camillo e niente Pertini, te lo dice il brasiliano. Diretta Poi. prima volta. No, 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 ammazza addirittura, fratelli. E che vado a fare 30 anni per te, fratello? No, mo, vabbè. Infatti, Diciamo che oh, fammi per me 30 anni, dai. Mancolo io. una ricca scassottata, Ah, così tra vecchie maniere, proprio al una prato. ricca scassottata, ti dico la verità. Io il ferro me lo porto, però, ti dico la verità. Una ricca scassottata, Vedi, è allora me quello lo devo che. buttare Vabbè, pure io. quello sempre, fratelli, Allora quello me lo devo sempre con buttare Brasile pure sta. Certo, fratelli, che fai? io. Il Ferruccio Amendola, quello sta sempre col Brasile, fratelli. Però va bene, quello si deposita da qualche parte, poi vediamo quello che succede, va bene? Sì, certo. Vai, Io andiamo. questo volevo. Volevo proprio Davvero, questo. amori proprio te. Ah, te voli, mori proprio. Vabbè, sulle gambe, su un piede, capito? Ah, Mira a no, fare, no, stavo immaginando. ma ha detto io questo volevo. Volevi morire proprio allora. Certo. Apposta hai scelto me. Hai scelto me in mezzo al mazzetto. Mamma mia. Certo. Guarda, io ti stimo, sai perché ti stimo? Ho Io preso la veramente ti carta stimo. migliore. No, io ti sto stimando. Sai perché ho paura di Ma stimate sta punta del te? cazzo, No, Brasì. no, io ti sto stimando. Non sto scherzando, io ti sto stimando perché tu sei matto davvero. Non so, tu sei matto per davvero. Ma Perché vedi quello che tu. dice, a me non me ne frega mai, sta a far lecchino, sta a fa. Sta a far lecchino, mo, sta a fa. Io sto fare. No, io ti sto Sta a far dicendo che. lecchino o arlecchino? Non ho capito, quale dei Arlecchino, due? Arlecchino, Ah, Arlecchino ti sta arlecchino. dicendo, Te mancano un po' Arlecchino. di colori in faccia, però, poi ti Ma faccio vedere. Guarda che ce sfumature che l'ho, ti faccio vedere tutte tu ce l'hai tu, sfumature. ce l'hai te sulla cosa del profilo, Arlecchino, fratelli. Sì. Arlecchino ti sta dicendo che sei un bel matto, ma sei un bel matto perché hai scelto proprio la carta migliore, hai fatto così, guarda, hai scelto Brasile, ha fatto proprio. Dai, mo, allora, E mo che dopo? portiamo. Esci del Brasile, ho pescato il Brasile, ho fatto A Jolly, mua! E chi ci hai mandato? ha pescato il Jolly, fratelli, ha pescato il Jolly, il Jolly, ha pescato il Jolly su Roma, fratello, va lo bene? so, lo so. Sono 18.002, ha capito perché? Pensa, io quello che ci voglio dire, 18.002, no? Ma se uno mi. 18.002 che poi diranno brasiliano si è fatto aprire il culo da un No, 23enne. no, il Da un brasiliano ti 23enne hanno. con il cazzo come la proboscide pure le Il fasi. brasiliano gli hanno fatto un bel bocchino in diretta davanti a 18.005. Ah, oh, ha capito. Gli hanno Brasiliano si sta fatto. facendo fare una fellazio. Si dice fellazio, Brasile. Siamo su Instagram Una comunque. fellazio. Moderiamo i termini, C'ha ragione. moderiamo. Hai ragione, chiedo venia. Io chiedo venia per davvero. Chiedo venia a tutti. Allora, però, visto che siamo su Instagram, non mi importunare perché mi hanno detto anche un'altra cosa. Ma io ti Non mi voglio importunare. fortunare, io ti voglio che. Io ti voglio portare a spasso, ti voglio Non mi portare. importunare Io le ti voglio bischellette portare a giovani, spasso. fratelli. Ma tu mi importuni le bischellette giovani, Sono fratelli. loro che importunano me, Brasile. Non si fanno questi gesti, però, fratelli. Io sono puritano, io sono Sei puritano. puritano, Tu ma lo stai puritano ce l'ho 30 anni in nel mondo. mano. Ma ce No, l'ho in no. mano, Io ho più puritano. mano. Ah, io ho più mano. Tu Come più puritano mano? non l'ho in mano. Io puritano Capisci? ho più mano, tu sei il mulo ho più al culo. Come famo? Bravo.
E mi raccomando, non mi importunare le persone. Tu ce l'hai con me, col pappa, con quello, con quell'altro. Oh, mo Pappetto pure, che tanto questa qua, mo se la vede, Pappetto ti faccio un bucio di culo come un organetto, capito? A rapper de sta ceppa de cazzo, fammi un bocchino, Pappetto. Però fammi non, un... non è giusto che testa tu sia... Hai ragazzino, Dodo bandito, là, gli spacchi da te, la spacco io la testa, Pappetto, ti aspetto in diretta, ti faccio un bucio di culo così. Però non è... Aspetta, ascolta il brasiliano però, non è corretto, mo non c'è sta, non puoi parlare di lui, dai, mo quando c'è sta ci parli, fratelli. No, ma questa è una provocazione. Io ti ho dovuto provocare per farti uscire dalla tana. Brasile, ma no, tu ti sei rintanato dentro al muro come i topi. Ho dovuto mettere il formaggio per farti uscire dalla tana. Brasiliano, caro mio, Brasiliano, ma che cosa ci stai raccontando? Brasiliano, dai, Brasile, non ti ridicolizzare così. Sono due settimane che ti sto chiedendo di entrare in diretta per vedere quello che fai, Brasile. E che fai? Che poi? Che mo fa? Ma sì! Ma villa da fili, quello è vero, a mani nude! Tu ci stai a credere, tu adesso. No, non mi devi fare incazzare, brasiliano, sono più matto di te! Sono più matto di te, un wrestler sono, capito? Un wrestler! Sono uscito dalla WWE! Mi sono dato due botte sul petto, oppure fatto partire i Siri. A te ti faccio partire dalla capoccia con due botte sul petto. Ma te sei cagato sotto, sei pure vecchietto, va in giro col pannolone se te caghi addosso. A Brasile, questo è il punto, dai, io mo mi ha fatto un cazzato, e mo ha fatto uscire il leone, e mo è un problema. Poi vedremo. Mo mi calmo un attimo, mo mi tranquillizzo, mi metto un po' di ghiaccio sulle palle. Ma la gente, mentre che... fammi parlare, la gente, mentre stai a strillare, ti aumenta, ma tu ci stai a credere pure te. Tu ci credi pure te, proprio qua. Ci sto a credere pure io. Vedi, mangio la fascia come una bistecca. Ma tu mi fai un bocchino. Ma tu mi fai un bocchino a me, fratelli. Tu mi fai un bocchino. Ah, fratelli, ma tu al brasiliano io mi fa solo che un bocchino. Fratelli, ha capito con chi sta a parlare? Ma te ti scureggia il cervello a Brasile? Ma te ti sta a fare la buca? Te sta a fare la buca, te sta a fare? Tu al brasiliano io mi fa solo un bocchino al cazzo, fratelli. Tu al brasiliano, ascolta, ma sono così violente il brasiliano. Tu al brasiliano, guardami le labbra, guardami la faccia della paura. Guardami le labbra. Tu al brasiliano gli può fa un bocchino. Dammi un bacetto. A cazzo. Al brasiliano tu gli può fa un ciucciotto. Ha capito che gli può fa? Vabbè, comunque puoi dire che è bello matto. No, frate, io sono diventato pure matto. Adesso sono più matto di prima, perché prima mi drogavo per essere matto. Mo sono proprio matto proprio. Apposta gli dico, mo sono più pericoloso di prima, l'ha capito? Ha capito come? Ma no, noi così te volevo, Brasile, noi così. Mo tu prima hai strillato, ti sei dato due piste, hai scureggiato. Hai fatto così, ti sei sforzato. C'hai la pelle corta, hai scureggiato. Infatti... E perché pensi che sei bloccata la diretta? Io gli ho fatta la sinfonia dal culo. Te stavi a caga sotto, frate. Te stavi a caga sotto. Ma non sai quanto ho paura di te, Brasile. No, di me, fratellino mio, che ti sei dato due piste così, ti sei cagato sotto. Che poi quando strilli così a me mi metti una paura. Ti metto paura. Sì, fratello. Ti metto paura. Ma infatti tu, gorilla addomesticato da zoo, tu quando senti il 17-27 strillare, tu ti arrampichi sull'albero, vai a cercare le banane, ma no da magnate, da mette dar culo. Da mette dar culo. Mo te lo dico e non te lo ripeto più. Mo quando hai finito lo show, dimmelo, così almeno ci salutiamo se vuoi, perché... Veramente, tanto mando alle ciance, la quintena, come si chiama? La quarantena è finita, mancano 20 giorni, fratelli. Mamma dopo mia, lo senti scoccare, poi senti il brasiliano, ti viene sotto casa, ti venga a bussare. No, sotto casa no, non mi importunare, lasciami la mia brava, se ci diamo, dove ti pare? Ma tanto, da qualche parte. Dove ti pare? Però fammi un favore, portami pure amici tua, Pappetto, là, prendo il tuo telefono, con il tuo telefono faccio la diretta, l'avvio. L'avvio. Poi allora come un chihuahua. Sei proprio matto, sei io. Come un tutto, io ti faccio fare il chihuahua. Ma io sono un pitbull, uguale. Ma tu sei tu per me, tu mi puoi fare solo un chihuahua. Tu sei una mosca nella mia ragnatela, io sono il ragno. Sciocco, tu mi puoi fare da chihuahua, sciocco. Ma
Ma poi vediamo. Poi tu puoi essere un mio chihuahua sciocco. Io tu ti faccio mangiare dalla ciotola a Brasile. Tu sei uno sciocco. Se tu pensi, tu mi puoi fare da croccantini cane sciocco. Croccantini e Brusselper brasiliano. Tu, io ti prendo il telefono, brutto sciocco. I migliori croccantini, gli agana. Sciocco, sciocco, ti prendo il telefono, ti faccio fare la diretta e ti faccio dire quello che dico io a guinzaglio, sciocco. Tu sei uno sciocco. Hai sbagliato veramente, sciocco. Tu sei un grande sciocco. Ripeti con me, sciocco. Ripeti, sciocco. Sciocco, sciocco. Sei uno sciocco. Perché io sono un sciocco, il cane qua, adesso, fratelli, un sciocco di legno che ti metto dentro al culo, sta buono, fratelli, io ti sciocco. Faccio fare il cane, io davanti a tutti ti metto in diretta, qui, ti faccio fare il cane, Brasile, il cane addomesticato. Brasile, questo sei. Ti faccio fare il cane, il cane chihuahua ti faccio fare, piccolo chihuahua. Fallo, fallo l'ultima volta, dai, fallo. Tu sei un piccolo chihuahua, chihuahua. Sì, sì, sì. Tu sei uno sciocco chihuahua, capito? Tu, perché abbai ma non mordi. Io so mordo. Che tu abbai ma non mordi. Mo te faccio mordere io, fratello, non ti preoccupare, fratelli. Ma c'hai la dentiera, Brasile, ma che te lo mordi? Te mordi qualche cosa, ti rimangono i denti attaccati. No, fratello, pensa, io c'ho una piotta in bocca, fratello, c'ho 100.000 euro in bocca, fratelli. Ah, ah, anche fatti implantologia proprio. C'ho una piottarella, fratelli, in bocca. Da levo, da svito proprio, una cazzo. Ne usa lì i boccini. La metta mia nonna, la metto, mo ma ha detto... E il brasiliano ti saluta, amico mio, mi raccomando. Mettete, mo appena attacco, mettete il naso rosso di far balletto, eh. Cucucu, com'è, cucucu, dai, io metto qua, vai, mettelo, va, mettete il naso rosso. E il naso rosso, fratello, ma il naso rosso lo faccio a te, ambriacone. Ma rotte il cazzo, ma mettete il naso rosso, clown, vai, clown. Uno, due, tre, vai. Mo ti faccio ballare a te, ne hai capito? Vai, sotto ai piedi ti faccio saltare. Ecco il gol del Brasile de pappa. Che famiglia tu quando fa il sacco? È il weather, la pappa, sei un weather. La Brasile! Vai a clavare da circo! Felicità, oh, spegnina, spegni, spegni. Che c'è, che c'è, che c'è? Ti saluto, fratello. Sei diventato del leone un'altra volta. No, no, fratello, io sono di certa età. Vado a dormire, mio fratelli, va. Tanto ormai sei sacco. E visualizzazioni ha fatte, fratelli, dai, così mo sei contento per stasera, va bene? Sì, come no. Se domani mi vuoi richiamare, va bene, io ci sto domani. Quando ti decidi però di fare il ragazzo grande e di incontrarci per strada, poi mi chiami però, va bene? Come no? Qua. La casina è un bacione!